se una squadra è da 6, non si può pensare che sia da 8. E quindi bisogna avere equilibrio e bisogna dare un valore alla squadra e su quello bisogna crearsi delle aspettative. Quindi credo che questo sia molto, molto semplice. In questo momento la Roma insieme alla Juventus sono le due squadre più forti del campionato. I numeri dicono che la Roma ha subito solamente 5 gol e quindi è normale che sia o prima o seconda in classifica, perché quando il campionato italiano subisce solamente 5 gol dopo 14 o 15 partite, 15. Non puoi uscire fuori dai primi due posti. Innanzitutto la Roma non ha mai perso, speriamo che domani perda, però bisogna fare una grande partita, perché è una squadra che difficilmente quando va in vantaggio viene recuperata. È capitato credo domenica con la Fiorentina, con Sassuolo, ma in due o tre situazioni, perché una squadra che subisce 5 gol quando va in vantaggio difficilmente prende gol, e quindi se non prendi gol, se non lo fai fa 0-0, però se fa un gol vinci 1-0. La Roma credo che sia una squadra talmente solida che se subisce un gol poi dopo diventa complicato andarle a fare. Io con i tifosi ho un buon rapporto, anche perché io credo di rispettare sempre tutti, poi dopo posso piacere o non piacere, però è il mio modo di essere, credo che di aver sempre lavorato e di lavorare sempre con onestà e lealtà, sbagliando, perché sbaglio molto, e quindi credo che sia stato e sono apprezzato per questo, perché al momento sono ancora allenatore del Milan.